A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Siamo in diretta e subito andiamo in autostrada per raccontarvi di quanto successo nel primo pomeriggio di oggi con l'A4 che è stata chiusa per circa 30 minuti nel tratto Re di Puglia, barriera dell'Isert, in direzione Trieste a causa di un mezzo pesante andato a fuoco. L'episodio è accaduto poco dopo le 14. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del camion, che trasportava bobine di ferro, è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza. Non sono mancate però ovviamente le ripercussioni al traffico. Autovie Venete ha disposto l'uscita obbligatoria a Re di Puglia e la chiusura dello stesso svincolo in ingresso. Tra Re di Puglia e l'Isert si è creata una coda di 2 km che poi si è riassorbita intorno alle 15 quando il tratto è stato riaperto. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso stradale e il personale degli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete. Mentre andando sul sito di Infoviaggiando vediamo in tempo reale che però la situazione in autostrada è ancora un po' complicata, c'è ancora del traffico, code, vedete, tra Villesse e Re di Puglia, probabilmente deve ancora essere smaltito e in generale una situazione insomma, di traffico, vedete anche in altri tratti sull'A4, qui siamo verso Portogruaro e la Tisana, anche qui code, ma in questo caso per traffico intenso, quello che succede spesso il venerdì quando sta per cominciare il weekend. Comunque la situazione in questo momento in autostrada è questa, con code e rallentamenti, quindi è necessario fare massima attenzione. Sempre per quanto riguarda l'autostrada, proseguono a pieno ritmo i cantieri per la costruzione della terza corsia. Nel fine settimana i lavori si concentreranno, per quanto riguarda il terzo lotto, nell'area tra Ronchis e San Michele al Tagliamento, dove verrà risanato un tratto della vecchia pavimentazione e realizzato un flesso per lo spostamento del traffico su un nuovo tratto della terza corsia. Inoltre verranno posizionati i tratti nuovi di guardrail e rimossi i New Jersey non più necessari. Per quanto riguarda il secondo lotto, verranno effettuati alcuni lavori sulla pavimentazione con il ripasso della segnaletica gialla di cantiere. Per l'esecuzione di questi interventi sarà necessaria la chiusura dell'autostrada nel tratto tra il nodo di Portogruaro e il casello di Latisana in direzione Trieste tra le ore 20 di sabato 21 e le ore 8 di domenica 22. I veicoli che transitano sulla A4 provenienti da Venezia e diretti a Trieste dovranno quindi uscire alla barriera di Portogruaro e potranno rientrare allo svincolo di La Tisana. Aveva cercato di evitare una volante della Polizia di Stato che stava pattugliando la zona della stazione dei treni di Pordenone. Gli agenti se ne sono accorti e hanno deciso di fermare il giovane, un 25enne nigeriano senza fissa dimora, in possesso di un permesso di soggiorno per un controllo. Mentre i poliziotti gli chiedevano i documenti, il giovane ha iniziato a ingoiare 8 dosi di eroina, sperando così di non essere scoperto. Il gesto però è stato notato dai due agenti che lo hanno accompagnato prima in questura e poi in ospedale, dove è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato la presenza della droga nello stomaco. Per la sua incolumità, il 25enne è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria fino a quando non ha espulso gli 8 piccoli involucri in cellophane termosigillati che contenevano complessivamente 6,46 grammi di eroina. Il giovane nigeriano è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portato in carcere. È di 8 persone rinviate a giudizio, 2,5 milioni di euro di evasione fiscale e violazioni valutarie, oltre alla soglia di legge. Per 3 milioni di euro il bilancio dell'operazione Business Trash, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste, che ha scoperto un traffico illecito transnazionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di reati fiscali e di riciclaggio di denaro, portato avanti da un sodalizio criminale con base a Trieste e proiezione anche in alcuni paesi dell'Est Europa. Ideatore del disegno criminoso, un cittadino serbo, quarantenne, residenti da anni nel capoluogo giuliano, che manifestava un tenore di vita elevato nonostante i modesti redditi dichiarati al fisco.
Dalle indagini coordinate dalla locale procura della Repubblica e condotte dai militari delle Fiamme Gialle è emerso che nel tempo l'uomo si era procurato da persone originarie per lo più dell'est Europa tonnellate di marmite catalitiche esauste destinate allo smaltimento, ciò in violazione delle norme in materia di tutela ambientale. A 11 mesi dalla tempesta Vaia che ha colpito pesantemente le aree di montagna del Friuli Venezia Giulia, in regione sono state tirate un pochino le somme sull'azione di ripristino. Più di 150 milioni di euro sono stati impegnati per l'apertura di 600 cantieri, metà dei quali in capo ai comuni. Ne abbiamo parlato con il governatore Fedriga. Tempesta Vaia, a che punto siamo con il ripristino? Devo fare i complimenti a tutta la struttura commissariale, in particolar modo al vicepresidente Riccardi, perché abbiamo lavorato in modo molto importante in questi pochi mesi e riusciamo ad impegnare una cifra che di fatto è la totalità di quella rispetto all'obiettivo su 160 milioni, più di 156 milioni impegnati. Apriamo quasi 600 cantieri. Penso un successo che difficilmente in una storia di un'emergenza del genere possa essere stato raggiunto. Moltissime aziende coinvolte, privati coinvolti, una risposta seria. Facciamo vedere l'efficienza di Regione Friuli Venezia Giulia. Sul fronte della tabella di marcia a cui siete prefissati, come siamo? No, siamo, penso, tra le prime regioni in Italia, anche rispetto a proprio l'interlocuzione che c'è stata con il governo. Siamo tra le prime regioni in Italia con gli obiettivi raggiunti quasi alla totalità rispetto ad altre che sono molto più indietro. L'obiettivo massimo intendo, quello minimo l'abbiamo più che superato perché doveva essere il 70%. Noi penso siamo intorno al 94-95%. Un'emergenza quindi che ha messo dura prova il nostro territorio, però la Regione sta rispondendo ancora una volta bene. Sì, è stata una grande collaborazione di istituzioni, a Regione, comuni che hanno lavorato alacremente per raggiungere l'obiettivo, quindi non posso che ringraziare tutti i soggetti coinvolti perché facciamo vedere che quando c'è da rispondere alle esigenze della popolazione si lavora tutti uniti e si raggiungono risultati straordinari come questo. Sempre più sostenibile il porto di Trieste grazie al trasporto su ferro, la cui crescita è continuata anche nel primo semestre dell'anno, più 7,37% rispetto allo stesso periodo del 2018. Doppia cifra per la crescita del settore container, incremento del 13,33%, bene infine il settore delle rinfuse solide che registra un più 27,55%. Sono i principali dati di traffico dello scalo registrati del primo semestre 2019 presentati a una platea di oltre 400 player internazionali e nazionali della logistica dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale Zeno D'Agostino al Trieste Intermodal Day, nuovo incubatore sulla logistica e l'intermodalità europea del futuro. Nel settore container collegato a tutto il traffico intercontinentale, fa notare D'Agostino, ben il 55% del movimento che sbarca o si imbarca a Trieste usa la ferrovia. Questo indicatore è in continua crescita e già oggi supera la quota del 50% che l'UE ha posto come obiettivo di trasferimento modale del traffico europeo di merci per il 2050. Questa, aggiunto D'Agostino, è la roadmap per un porto competitivo come il nostro, in grado di incrementare i traffici guardando anche alla sostenibilità ambientale. E ora veniamo alla città di Udine. C'è stato un incontro in mattinata in comune tra l'amministrazione comunale e il comitato autostoppisti sul futuro della mobilità in centro città. Oggi pomeriggio dalle 17:30 la manifestazione dal Palamostre fino a Piazza Duomo. Sentiamo Ivano Marchiol, portavoce del comitato. Il comitato è stato invitato per la prima volta al tavolo sulla mobilità in comune. Quali sono i temi sul piatto che intendete affrontare oggi? Buongiorno a tutti, innanzitutto. I temi sono vari e plurali. Se dovessi sintetizzarli con una parola, con uno slogan, direi organizziamo, scegliamo come organizzare il nostro spazio urbano. Questo significa ridurre la presenza delle automobili nel centro storico, in virtù di politiche di mobilità integrata che privilegino, che aiutino il cittadino a scegliere i mezzi di trasporto che hanno minor impatto e dunque maggiori aree pedonali, migliore trasporto pubblico, migliori e più sicure ciclabili.
Qui c'è un tema di sicurezza e di libertà del cittadino di scegliere come spostarsi da A e B nel modo migliore. Il vostro comitato si è fatto già sentire in altre occasioni, per esempio per via Mercato Vecchio. È un buon segnale il fatto che il Comune vi abbia invitati a questo tavolo? Certo, è un ottimo segnale, lo aspettavamo in realtà da tempo. È qualcosa che il percorso democratico e di partecipazione degli udinesi ha ottenuto, quindi un cambio di rotta su via Mercato Vecchio, su cui occorrono approfondimenti evidentemente, che spero vengano fatti a questo tavolo, e anche un luogo istituzionalmente riconosciuto di dialogo tra città e amministrazione comunale. Questo crediamo sia un buon segnale, quindi un buon primo passo dell'amministrazione, diciamo, nella direzione giusta. Però come sempre per noi contano i fatti, non tanto le dichiarazioni, le parole, le intenzioni, ma i fatti. Oggi pomeriggio avete organizzato una manifestazione in occasione della settimana della mobilità. Vi aspettate una grande partecipazione? Certo, ci aspettiamo una buona partecipazione, una buona risposta dai cittadini udinesi, che invitiamo tutti alle 5:30 davanti al Palamoste per una passeggiata fino in Duomo. E il titolo è proprio quello che dicevo prima: scegliamo come gestire, come organizzare il nostro spazio urbano. Quindi un ragionamento logico, propositivo per una mobilità integrata che rilanci Udine, più viva, più florida, più attenta all'ambiente, ai luoghi e alle persone. Centinaia di oculisti che arrivano da tutta Italia si sono riuniti a Martignacco, al centro congressi di Udine e Gorizia Fiere, per un convegno di 2 giorni dedicati ai più innovativi trattamenti di chirurgia oftalmologica. Nella giornata inaugurale presentati in diretta numerosi interventi chirurgici attraverso 4 sale operatorie collegate dal Santa Maria della Misericordia e dal Policlinico Città di Udine. Noi siamo andati proprio in quest'ultimo, vediamo. Gli oculisti 200 sono solo i relatori, quindi più gli altri, penso che supereremo le 300 presenze, e ci sono 4 sale operatorie connesse in contemporanea, 2 dall'ospedale civile, una dalla divisione oculistica ospedaliera, l'altra dalla clinica universitaria, e le nostre 2 sale operatorie che trasmettono in contemporanea. Ci sono circa una 30 di interventi stamattina, quindi un bel lavoro. È impegnato a mostrare in diretta alcuni dei principali interventi chirurgici innovativi. Stiamo facendo della chirurgia innovativa qui al Policlinico, è la prima volta che c'è una chirurgia live. Gli interventi sono tutti innovativi, a parte le cataratte anche, comprendono l'introduzione di lenti intraoculari di nuova generazione, poi gli interventi per glaucoma con dispositivi che consentono una chirurgia mini-invasiva, quindi con minori complicanze, con risultati decisamente buoni, migliori rispetto a quelli di un tempo. In base alla sua esperienza, quali sono alcune delle patologie senz'altro più diffuse qua in provincia di Udine, nel territorio? A parte la cataratta, che ormai è diventata, dopo una certa età, è normale avere la cataratta e operarsi, quindi a parte quello, il glaucoma, noi siamo un centro, direi, senza falsa modestia, un centro di riferimento per il glaucoma, quindi vediamo migliaia di pazienti all'anno e operiamo quasi 300 persone all'anno di glaucoma. Poi la maculopatia, certamente è un problema per le persone anziane, colpisce circa il 20% delle persone oltre gli 80 anni. Andiamo ora a Pordenone, dove continuano gli appuntamenti e gli eventi di Pordenone Legge. Tra i protagonisti della seconda giornata andata in scena ieri c'è anche Umberto Orsini durante l'incontro Ricordi dal palcoscenico per Mostro Sacro dello Spettacolo Italiano. Al Teatro Verdi si è raccontato inaugurando il percorso tra letteratura e teatro. Direi un classico tipo Thomas Mann, i Buddenbrook, ad esempio, un libro che quando l'ho letto all'età di 20 anni, più o meno, mi aveva molto colpito. L'ascesa e la caduta di una grande famiglia, una metafora della vita attraverso una grande famiglia di industriali. Thomas Mann è un autore che va letto e va conosciuto. All'età di 20 anni forse non si capiscono molte cose, gli consiglierei di leggerlo e poi rileggerlo a un'età più matura. E quindi è un libro che può accompagnare una vita in qualche modo. Oh,
più o meno quando avevo 20 anni avevo già deciso più o meno di fare questo mestiere, l'attore. E volevo uscire dalla provincia di Novara, dove ero destinato a una carriera di avvocato, di notaio, di bancario. E quindi ho preso un treno e sono partito per Roma. Ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e da lì poi ho cominciato una carriera. Io credo che Pordenone Legge, in realtà, il pubblico si abitua a quello che oggi in realtà è molto raro, ad ascoltare le parole. Le parole sono molto importanti. Io ho fondato la mia vita sulle parole. Pordenone la conosco benissimo perché quasi ogni stagione vengo con uno spettacolo. Sono venuto anche ultimamente in febbraio col mio ultimo lavoro che era Il costruttore Solness di Ibsen. Un pubblico molto maturo, un pubblico molto esigente, capace dell'ascolto soprattutto. Ora un flash sui principali fatti nazionali ed internazionali di oggi, poi torniamo con lo sport. L'unica opzione per smaltire l'accumulo di acqua contenente sostanze radioattive è scaricarla in mare e diluirla. È bastato questo commento a titolo personale del ministro uscente dell'ambiente nipponico, Yoshiaki Harada, per scatenare una bufera e riaprire la spinosa questione dello smantellamento della centrale atomica di Fukushima, teatro del più grave disastro nucleare della storia recente, con ripercussioni ambientali che costituiscono ancora un enigma per le future generazioni. Le dichiarazioni di Harada sono state prontamente smentite dal capo di gabinetto e destro del premier Shinzo Abe, Yoshihide Suga. Non è vero che abbiamo delineato un metodo per disfarci del liquido radioattivo, sono ancora in corso le indagini della commissione istituita dal governo, ha rettificato Suga, spiegando che il gruppo di esperti è in contatto con le associazioni dei pescatori, che vedrebbero le loro attività spazzate via nel caso in cui il milione di tonnellate d'acqua contenuta nei serbatoi dovesse essere riversata nell'oceano. Il problema dello stoccaggio, tuttavia, ad oggi non trova un'alternativa. Il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power, ha infatti riferito che già dall'estate del 2022 non ci sarà più spazio per conservare l'acqua radioattiva necessaria a raffreddare i reattori danneggiati dallo tsunami del 2011, con la capacità massima che sarà raggiunta tra 3 anni. Sarò io il premier del prossimo governo di unità nazionale, così il leader del partito israeliano blu-bianco Benny Gantz in risposta al premier uscente Netanyahu che gli aveva teso la mano proponendo un governo unitario. Blu-bianco ha vinto le elezioni, ha detto, e guiderà le trattative. È di un morto e 5 feriti il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Columbia Heights, nella parte nord-occidentale di Washington, non lontano dalla Casa Bianca. Non si sa ancora chi abbia sparato e perché, ma al momento si ipotizza un caso di criminalità comune. Siamo alla vigilia di Udinese-Brescia, che si gioca domani alle 15 alla Dacia Arena, ma domani comincia anche una settimana piuttosto impegnativa per i bianconeri, con 3 partite importanti, 3 scontri diretti in 7 giorni, quindi saranno importanti le scelte di Tudor e la gestione della rosa a sua disposizione. Tudor che oggi ha parlato in conferenza stampa, andiamo a sentirlo proprio sulle scelte. Si sono allenati tutta la settimana e sono dentro nella rosa, poi vediamo come utilizzarli, perché siccome vengono anche da un po' di problematiche bisogna vedere molto bene. Siccome si gioca subito dopo 3 giorni e dopo 4 giorni, dopo 5 giorni dopo Verona, bisogna vedere, essere intelligenti, però è importante che loro ci sono. No, sono 3 partite importanti, avvicinate, sarà spazio per tutti. Noi comunque abbiamo utilizzato in queste 3 partite più di 20 giocatori finora. Io ho detto giocatori che sarà parte per tutti. Per me la cosa chiave è che la squadra sta bene. Quello che conta, quello che ho visto questa settimana, mi dà sicurezze che noi faremo una buona partita, che squadra sarà. Questo è chiave. Poi, come abbiamo già visto precedenti partite, partita si può anche decidere su dettagli, un rosso, un sbaglio, un arbitro qua. Queste sono le cose che noi non possiamo influire, però altre cose, presenza in campo,
voglia di lottare, fase difensiva, voglia di giocare calcio, posizione giusta, corsa senza palla, tutte quelle robe là, penso che noi ci siamo e quello se tutto va bene ci basta, perché siamo una squadra con qualità, poi qualità di singoli escono sempre e decidono le partite. Vi ricordo alle 17.30 l'appuntamento con Pomeriggio Calcio, in cui analizzeremo tutti i temi di questa vigilia, dalle parole di Tudor al Brescia, quelle che saranno nel dettaglio le ipotetiche scelte dell'allenatore bianconero. Appuntamento dunque alle 17.30. Questa sera invece alle 21 riparte una produzione di UD News TV, quella dedicata alle case da sogno della nostra regione. Riparte la sfida tra Luca Prestacco e Luca Buttò, che appunto ci porteranno dentro le case più interessanti del nostro territorio. Andiamo a vedere una piccola anticipazione. Per l'esterno cominciamo con la cioccolata, non scherzo, o meglio scherzo, ma in realtà questo qua è l'idea di una tavoletta di cioccolata. In realtà non sono altro che dei mattoni, quindi del comune laterizio, che è servito per poter chiudere tutta questa parte interiore che è deposito e garage, è verniciata con uno smalto color cioccolato opaco. Siamo tornati, sì, è vero. Allora, cosa dirvi? Abbiamo avuto milioni di lettere in redazione, quindi ci hanno scritto in tanti e abbiamo ripreso la trasmissione. Quindi Luca contro Luca continua. E da dove ripartiamo? Ripartiamo dal centro città. Siamo nel cuore di Udine, siamo in una dimora storica. Anche in questa quarta edizione sarete voi a votare le case che preferite andando sulla nostra pagina Facebook di News TV e mettendo la vostra preferenza sul sondaggio relativo proprio alla puntata di Luca contro Luca. Prima di chiudere, un'ultima ora, parliamo di una fuoriuscita autonoma di un'auto in via nazionale all'altezza del distributore nelle vicinanze, per capirci, di Sorelle Ramonda. Ecco, potete vedere le immagini che ci arrivano quasi in tempo reale grazie alla nostra Monica Nardini. A bordo di questa vettura viaggiava una coppia di coniugi che non sono rimasti feriti in modo rilevante, ma comunque sono stati portati all'ospedale di Udine per accertamenti. Per tutti gli aggiornamenti torniamo con la prossima edizione live del nostro telegiornale alle 19. Grazie per averci seguito, buona giornata.